Mercoledì 23 dicembre 2020. San Giovanni da Chieti. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi. Li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Dal Salmo 24. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. Leviamo il capo. È vicina la nostra salvezza. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo, vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui.